How much Italian can you learn in only 2 months? Well, that's exactly what I'm going to share with you today. I started learning Italian 2 months ago and I had about 30 lessons. And today I'm going to share with you the results. Have fun. Oggi sono qui con Stefano e oggi vediamo quanto italiano ho imparato questo mese. Mm-hmm. Stefano, ciao. Come stai? Ciao. Bene, grazie, benvenuto anche a te. Allora, cosa mi racconti oggi? Come stai oggi e che cosa fai oggi? Oggi sto bene, oggi la mattina ho fatto un po' di lavoro e sì, adesso sono pronto per la conversazione con te. Ok. Senti, ma lavori tutti i giorni? Sì, lavoro tutti i giorni a casa. Uh-huh. Aspetta, anche sabato e domenica lavori? Di solito sì, dipende. Ah, se io ho molto lavoro a fare, uh-huh, sì, se no non lavoro, okay, il weekend. E quest'ultimo weekend che cosa hai fatto? L'ultimo weekend sono andato a Oostende, conosci questa città? Sì, sì, la conosco, è qua in Belgio. In Belgio, al mare. Sono andato con i miei amici, uh-huh, e sì. Ok, e aspetta, come sei andato al mare? Come? In treno. In treno? Ah, in treno. Prima a prendere? Uh-huh. Prima ho preso il treno da Bruxelles a Ostende, uh-huh, ci volevo più o meno 2 ore, uh-huh, e quando sono arrivato a Ostende, sono arrivato esattamente il stesso tempo, uh-huh, con i miei amici. Allo stesso tempo, ok. Perché? Da dove arrivavano i tuoi amici? Da Helmond. Da Olanda. Dall'Olanda, ok. E che cosa avete fatto al mare? Al mare beviamo birre. Avete bevuto birra, sì? Sì, sì. Abbiamo bevuto birre. E sì, la sera, anche la sera, e siamo andati ad un ristorante italiano. Ovviamente. E che cosa? Per italiano, no. Ah, ok. Che cosa avete mangiato al ristorante italiano? Negli ristoranti italiani sempre mangio la stessa cosa, la pizza. La pizza margherita mi piace di più. Ok, benissimo. In effetti è buona la pizza margherita. Va bene a tutti. Va bene a tutti. Ma la pizza qui a Bruxelles è sempre meglio che la pizza che ho mangiato a Ostende. Ok. Era un po' troppo turistico. Ok, ho capito. Bene. Senti, Jan, dimmi una cosa. Da quanto tempo studi italiano? È 2 mesi che studio italiano. Uh-huh. E ho fatto 20 lezioni con Lucas, uh-huh, prima, e con te abbiamo fatto quante lezioni? 10. Credo 10. Bene, complimenti. In totale, posso dire così? In totale, benissimo, sì. In totale ho fatto 30 ore.
30 ore. Benissimo. Sì. Allora, che cos'è della lingua italiana? Che cos'è che ti è sembrata la cosa più difficile? Sì, ho fatto un video su questo argomento alcuni giorni fa. Mm-hmm. E ho detto che in italiano la più difficile per me, mm-hmm, è l'intonazione della, okay, lingua e anche le preposizioni. Certo, quelle sono difficili in tutte le lingue. Ok, allora anche gli articoli, non solo le preposizioni, ma anche gli articoli, sì. Esatto. Ok, sì, ti posso dare ragione, perché insegnando l'italiano mi accorgo che in effetti è un aspetto difficile, quindi... Sì. Però con la pratica si, sì, imparano anche quelli. Sì. Se quindi mi piacerebbe continuare con l'italiano, mm-hmm, forse non faccio le lezioni, mm-hmm, tre volte al mese, ma ci vediamo, no? Quando ci vediamo possiamo praticare un po' più. Certo, volentieri. Bravo. Ok. Ok, Stefano, grazie mille per tutte le lezioni. Figurati. E, sì, secondo me ho imparato molte cose con te. Mi fa piacere. Anche mi fa piacere. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao, buona giornata anche a te. Ciao, buona giornata. Ciao.